Benvenuti allo stadio del nuoto di Riccione. Buon pomeriggio da Tommaso Meccarozzi. Da Luca Sacchi, buongiorno. Elisabetta Caporale. Buon pomeriggio. Produzione squadra esterna 2 di Bologna in regia Vincenzo Belli. Prendiamo la linea sulla divina Federica Pellegrini. Finale dei 200 stile libero. Federica Pellegrini che sfida se stessa. Le corsie ve le ricordiamo: Erika Buratto in seconda, Chiara Masini Luccetti in terza, Alice Nesti in quarta, Federica Pellegrini in quinta, Alice Carpanese in sesta, Flavia Zoccari in settima, Marina Zanutto in ottava, Martina De Memme in nona. Ma perché abbiamo detto che Federica Pellegrini sfida se stessa? Perché in questi campionati italiani oltre ai 400 e ai 200 che sta per affrontare ha disputato anche gli 800 vincendoli, per carità. Questo però è il percorso di preparazione verso la prossima Olimpiade Londra 2012, e adesso controlliamo uno dei suoi cavalli di battaglia, 200 stile libero in vasca con Federica Pellegrini, piuttosto reattiva al blocco di partenza. Beh, alla ricerca di una gara significativa dopo aver nuotato già un'ottima staffetta. Un campionato italiano sulla quale transitato con la classica potenza. Federica ha allungato il suo percorso anche agli 800, ma dove cerca il tempo ovviamente è in questa gara, la gara nella più sicura, nella quale ha bisogno meno rispetto a quelle più lunghe delle avversarie per staccare un buon crono. Pellegrini, Masini, Luccetti, Carpanese. Pellegrini a chiudere la frazione in 28 e 22, primi 50 metri in archivio, e poi si torna verso il limite di metà gara con Federica Pellegrini che comincia a cambiare marcia. La seconda vasca sempre significativa per lei e soprattutto per valutare quella che potrà essere la sua prestazione. E così come è passata veloce nei 400, invece ha tenuto il freno tirato nella prima vasca dei 200. Diverso il discorso invece, e si vede ad occhio nudo la potenza espressa alla virata dei 100 metri, la nuotata 57-34, 29-1 questo 50, importante segnare un altro 29 anche nel 50 che sta affrontando. Federica Pellegrini lanciata verso i tre quarti di gara e soprattutto sempre con un occhio al parziale di vasca, oltre che al parziale di gara. Sarà significativo controllare con che tipo di progressione transiterà a questa virata. Oramai siamo vicini, 1.23, 1.24, il tempo di gara si ferma a 1.26 e 91, a tre quarti 29 e 57, non siamo né in basso né in alto, comunque sempre sui 29 con Federica Pellegrini che adesso torna dalla parte opposta verso la chiusura dei suoi 200 stile libero. Il titolo italiano chiaramente non è mai stato in discussione, ma c'è curiosità per vedere la prestazione di Federica Pellegrini, che ha in braccia e gambe la stanchezza per le gare dei giorni scorsi, staffetta compresa. Ed ora per vedere con che tempo va a toccare la piastra, 1.56.23. Beh, un tempo comunque di spessore spaventoso, notato con i nuovi costumi di gran lunga il migliore al mondo. Molto viva anche l'attenzione dietro con la Zoccari che precede la Masini Luccetti e la Carpanese. Delusione per quest'ultima, notata ben al di sotto di 2 minuti in staffetta, 2 secondi più lenta in questa occasione. Spazio tutto per la campionessa olimpica e primatista del mondo Federica, forse un po' troppo lenta ai primi 50 metri. Se si deve vedere qualcosa di sbagliato in una gara in cui ha dato un altro, l'ennesimo saggio di dimostrazione di forza e di efficacia, lo si trova proprio nella prima vasca. Tra alti e bassi ha stampato 3.29 consecutivi in seconda, terza e quarta vasca Federica Pellegrini. È stata brava, c'è da considerare lo slancio al blocco di partenza per quello che riguarda la prima frazione, che come giustamente tu hai detto l'ha disputata un pochino con il freno a mano tirato, magari anche memore di quello che era successo nei 400 stile libero. La ascolteremo tra poco. Comunque eccola là al microfono di Elisabetta Caporale. Federica, questa volta devi essere molto soddisfatta, credo. No, soprattutto perché veramente sono arrivata oggi che faccio fatica a stare in piedi perché ho le gambe distrutte, quindi sono contenta, insomma. Nonostante questo hai fatto con questi nuovi costumi un tempo incredibile. Sì, contando che comunque l'anno scorso qui ho fatto un 4.4, insomma un secondo e mezzo in più, devo dire che sono molto soddisfatta. Finiscono qui allora questi campionati, questa fatica di questi giorni? Vorrei ben sperare, ho fatto 3.000 gare in questi giorni, quindi veramente sono distrutta. Peccato che questi 200 siano stati alla fine, però sono contenta così, insomma. Sempre di più. Io sì, altrimenti non sarei arrivata ai livelli dove sono arrivata. Grazie. Prego.